Eccoci, salve. Questa diretta con Carlo Greppi, che sono molto contento, uno storico brillante, talentuoso, e sono contento di dialogare con lui. Ecco qui, c'è la richiesta. No, sì, aspetta. La richiesta, eccola qua. Vediamo se riesco a entrare subito in contatto con Carlo. Ciao Alberta. Eccoti, Eccoci, ciao aspetta che mi Roberto. faccio vedere, come stai? Tutto Bene, tu? a posto, c'è luce, quindi questo già mi basta. Allora, dicevo che sono contento di questo dialogo, sono contento di poterti, diciamo, presentare a tutta la comunità che mi segue su Instagram e ti passerei la parola per raccontare del tuo libro e però, insomma, di tutta la collana che mi sembra un gran progetto che tra l'altro coordinerai per la terza. Quindi racconta un po'. Sì, allora grazie innanzitutto per ospitarmi, per Figurati, gran dialogare con piacere. la tua comunità. Allora, l'idea della serie Fact-Checking, la storia e la prova dei fatti, è nata appunto in dialogo con l'editore La Terza. L'idea è un po' quella di smontare tutta una serie di luoghi comuni che circolano, diciamo, nello spazio pubblico rispetto alla storia più o meno recente. Insomma, sono libri un po' battaglieri che vogliono essere uno strumento per poter anche rispondere in maniera un po' più diretta a questi luoghi comuni, a questi falsi miti che sentiamo spesso un po' come frasi Eh fatte, sì. E nei discorsi, nella nostra infatti vita il tuo libro quotidiana. ha un titolo che va, diciamo, a smentire, o meglio, a raccontare il luogo comune, l'antifascismo non serve più a niente, no? Esatto, E è tu un vai a titolo smontare. evidentemente provocatorio, così come direi tutti i Perché non hai titoli su cui fai messo, una infatti non hai orazione. messo il punto interrogativo del titolo, no? C'è stato un dibattito su questo e abbiamo alla fine scelto di essere assertivi al contrario, anche appunto per essere provocatori, nel senso che poi il libro ovviamente riafferma le ragioni per cui invece secondo me l'antifascismo è attuale, lo è ancora, lo è sempre. Credo e temo che sempre lo sarà, nel senso che probabilmente non lo sarà più quando finalmente riusciremo a superare il fascino e in qualche modo la voglia che sentiamo intorno a noi da parte di una parte purtroppo consistente delle nostre società di ritorno a quel passato lì o qualcosa che ci assomigli molto. Appunto, andiamo dritti su questo, cioè perché dire che l'antifascismo non serve a niente è una fesseria, diciamo, antistorica, oltre che però spesso un'insensatezza, diciamo, politica. Ma perché credo, insomma, cerco anche di dimostrarlo nel corso di quelle pagine, credo che l'eredità dell'antifascismo storico sia una delle migliori, forse insomma, la più grande esperienza sicuramente della storia dell'Italia Unita e appunto dell'età contemporanea, almeno vista dal nostro angolo di mondo, quella di una nutrita minoranza di donne e uomini che diedero battaglia in maniera minoritaria sicuramente, che poi divenne via via più travolgente, ma solo negli ultimi 20 mesi, al sistema dominante dell'epoca, cioè al crimine, al potere, al fascismo. E questa, soprattutto nella nostra epoca, io e te siamo quasi coetanei, e in cui c'è una disaffezione totale nei confronti della politica, è in larga parte anche giustificata, perché la politica, più pura e nobile del Novecento è in gran parte dimenticata. Per cui in questo periodo, in questa fase, ovviamente il libro è stato scritto prima della crisi sanitaria che stiamo vivendo, però ragion di più credo in un momento così incerto come quello che stiamo vivendo adesso, quell'eredità è preziosissima. Parliamo di almeno due generazioni che si sono formate e sono autoformate alla partecipazione politica, come si dice oggi, all'interesse per il bene comune e non alla politica come ascensore sociale o come qualcosa di corporativo e fine a se stesso e ai propri interessi. E questo è un insegnamento strepitoso, straordinario, che veramente andrebbe rinnovato. Per questo ho deciso di come dire, ripescare tutta una serie di passaggi, di personaggi e di episodi che forse per gli storici, per chi
si interessa da tanti anni di questa fase della nostra storia sono ovvi e scontati, ma che per il grande pubblico non lo sono affatto. Appunto, da Gobetti a Berneri, da Salvemini a Parri, parliamo di personaggi che veramente hanno ricostruito questo paese da capo, andando controcorrente. Questo infatti, cioè, forse vale la pena fare una specie di rassegna delle cazzate che si dicono quando si afferma che l'antifascismo non ha più senso, è qualcosa di superato. E il grande tema è, vabbè, perché tanto il fascismo è un fenomeno storico, chiuso con la morte di Mussolini, dirsi antifascisti, questa è l'argomentazione, è come dirsi anticartaginesi, è come dirsi antispartani, ecco, quindi smontiamo questa cosa. Ma allora, sicuramente, come dice il grande storico Mauro Canali, il collega, quel fascismo evidentemente non potrà mai tornare, ma qualunque fenomeno storico non può mai tornare uguale a se stesso, questo è ovvio. Ad aprile 1945, a Piazzale Loreto, si chiude una fase, perlomeno, come dire, viene amputata, la testa del fascismo storico. Ma, come ahimè assistiamo, da diversi anni, una pulsione peraltro abbastanza esplicita verso quel passato da parte appunto di una parte considerevolissima della destra italiana, riferendoci solo all'Italia, si ispira proprio a quella fase. E io credo che, come dire, sia proprio nell'interesse di chi vuole una svolta autoritaria, identitaria, come si dice oggi, cioè nazionalista, escludente, violenta nei confronti del dissenso. Sia solo nel loro interesse dire che quell'esperienza di chi invece a questo si oppose, non ha più niente da dirci. Invece, appunto, credo che non sia affatto così, proprio perché l'antifascismo si seppe anche molto rinnovare, è un grande insegnamento per noi, perché comunque un'altra delle idiozie che si sentono spesso dire in giro, appunto, che il fascismo fino alle leggi razziali e fino all'alleanza con Hitler, in particolare la Seconda Guerra Mondiale, in fondo era un regime piuttosto bonario. Beh, inviterei tutti quelli che lo dicono a ripercorrere le parabole esistenziali degli antifascisti che si fecero 5, 8, 10 anni di galera, che si nascosero in clandestinità, che dovettero scappare in esilio, che vennero mandati al confino. L'antifascismo fu, come tutti i regimi totalitari, un regime feroce contro gli oppositori in primo luogo e poi contro chiunque era considerato altro. Non parlo solo appunto degli ebrei italiani e stranieri, ma anche dei popoli coloniali in Libia e nel Corno d'Africa. Fu un regime che vado un po' di slancio, che fece della violenza, come dire, il suo grande mantra dall'inizio alla fine per 20 anni. Non è vero che il fascismo, come dire, senza la Seconda Guerra Mondiale sarebbe stato in fondo un regime all'acqua di rosa, ma come appunto le parabole degli antifascisti ci raccontano, il fascismo è stato continuamente in guerra. E forse l'esperienza più nobile e straziante da ricordare sempre è quella della guerra di Spagna, in cui si combatterono fascisti appunto mandati dal regime, presunti volontari, E poi gli e antifascisti antifascisti che italiani. invece volontari erano veramente. E tra l'altro in chiave molto unitaria, tante anime diverse che combatterono insieme una guerra che poi persero, ma che fu un po' la base anche per la resistenza Come italiana. no, infatti in Spagna c'erano appunto, c'era Carlo Rosselli, Nenni, Longo, Berneri. Tanto tutti in posizioni diverse, perché Longo era con le brigate internazionali, Berneri era con gli anarchici, poi fu ucciso dai rossi, dagli È vero. stalinisti. Quello è un momento oggi in Italia, oggi in Spagna, domani in Italia, era la parola d'ordine, diciamo, di tutto il gruppo di Giustizia e Libertà, del non mollare, che mi ha sempre affascinato. Sai, prima hai fatto riferimento a un tipico ragionare, cioè sì, però se non ci fosse stata la guerra, se non avesse deciso di allearsi a Hitler, se avesse seguito la via prudenziale di Galeazzo Ciano, il fascismo oggi sarebbe un modello. Ma sai, oltre a una cazzata, diciamo, chiaramente smentita dalla storia, non solo secondo me per le violenze fatte sugli antifascisti, per aver compromesso la democrazia, ma anche perché era un sistema profondamente corrotto. Cioè, il fascismo è Assolutamente. riuscito a tenere sullo sfondo, non so se questa cosa
insomma, ne sei d'accordo, ma è riuscito davvero a tenere sullo sfondo la sua diffusissima corruzione. Cioè, in qualche modo, il militante, anche neofascista, accoglie alcune critiche. Spesso l'antisemitismo lo mal sopporta, spesso considera, come dire, la gestione data in mano ai gerarchi probabilmente un errore strategico, però su un punto è sicuro: il fascismo non fu corrotto, fu una struttura politica, istituzionale, militare, antimafia, per esempio, anche su questo ci sono moltissimi dubbi, con Mori poi magari ne facciamo un cenno, ma in verità quando Matteotti viene scelto come vittima, lo si sceglie anche perché è un inchiestista, cioè è un politico socialista che fa inchieste su due cose: innanzitutto la manipolazione del voto, esatto, e la corruzione. Esatto. Pensi sia così? Assolutamente. Guarda, su questo rimando anche al libro. Mussolini ha fatto anche cose buone dell'amico collega Francesco Filippi, che racconta molto bene, riprendendo studi peraltro piuttosto recenti su questo malaffare, questa corruzione diffusissima, soprattutto ai vertici del fascismo e fin dall'inizio. Appunto, io mi concentro anche sulla brutalità totale. Mi hai tolto le parole di bocca perché avrei accennato alla storia di Matteotti, perché Matteotti, appunto, con una caparbietà e una determinazione, e tra l'altro un uomo di specchiata onestà, andò a scavare, appunto, nelle due grandi vulnus, diciamo, del fascismo, delle origini, appunto, quello di fatto della distorsione totale dei meccanismi elettorali che si stavano sfaldando, appunto, della corruzione diffusa, e venne assassinato. È difficile per noi oggi capire quell'evento, la portata di quell'evento. Lapsus, Matteotti di fatto era il principale leader dell'opposizione, che viene assassinato con una brutalità impressionante, dopo essere stato peraltro massacrato in precedenza. Ne abbiamo parlato off the records, Roberto, ieri. Circolava un verbo nell'Italia di quegli anni che era matteottizzare, che significava... Questo lo sai che non lo sapevo, l'ho letto nel tuo libro, nel senso che sì, cioè sodomizzare col manganello. Esatto, che lui è piuttosto scura questa pagina, e non voglio fare voyeurista, come dire, addentrarmi troppo nei particolari, però come ben sappiamo, insomma, lavoriamo entrambi con le parole. Una spia linguistica di questa potenza indica che l'immagine che tutti avevano del primo fascismo era di una violenza inaudita, cioè gli avversari politici venivano sodomizzati con il manganello, che fosse vero o non lo fosse. Ricordo l'altro grande evento mai del tutto chiarito che scatenò, diciamo, l'ultima fase, quella che sarebbe durata per quasi 20 anni, della persecuzione politica degli oppositori, che fu il linciaggio di un ragazzino, Anteo Zamboni, dopo un attentato fallito a Bologna contro il Duce, forse, probabilmente, opera di Zamboni. Io questo volevo chiederti, lo sai, volevo chiederti, quindi mi è sembrato, questo è un dettaglio un po', diciamo, da erotomane della storia, quale sono, però, quando viene linciato Zamboni, nelle tue pagine ho avuto la sensazione che tu in qualche modo sostenessi la possibilità che davvero sia stato lui a fare quell'attentato. È così? Cioè, nel senso che io ho sempre letto posizioni discordanti. Che non veramente siamo nel campo delle ipotesi. Non è da escludere che sia stato lui, potrebbe anche non essere stato lui. Rimane il fatto che era un ragazzino di 15 anni, peraltro gracilino, con un corpicino, cioè, nel senso, tutti noi siamo zii, papà o fratelli, nonni, insomma, tra quelli che ci stanno seguendo, immaginiamoci la scena, ma di una brutalità. Nel libro la racconto, mi viene a aprire d'oca a rimmaginarla. Appunto, sì, una racconti molto bene questa violenza. Fascista. Tanto ti fermi su un dettaglio, ma io in realtà tutta la mia, per esempio, la mia scrittura si fonda sui dettagli, quindi quando lo fanno gli storici io ne sono contento, perché mi dà immagini. Tu parli addirittura di un corpo pestato a sangue da decine e decine, diciamo, di fascisti, e in realtà dalla folla, sì, che, e poi arrivano le milizie a mettere vanno a ficcarci i pugnali, no? Sì, sul cadavere, sul corpo già morto, cioè per portare quel sangue come trofeo, perché avevano partecipato all'assassinio, appunto, del presunto attentatore
deduce, ovviamente tu che lavori tanto sul presente e anche sulla difficoltà, come dire, di incrociare le fonti, puoi facilmente immaginare quanto sia difficile in una scena di folla del genere decodificare quanto è realmente accaduto, soprattutto per chi era protagonista, per cui questo slancio di una folla fascista, filofascista o come dire sull'onda del feroce entusiasmo che si accanisce su un corpo di un bambino, di un ragazzino già morto, che non a caso è poi il definitivo pretesto per scatenare la persecuzione degli oppositori politici in generale a 360 gradi, dice molto di come, come dire, per contrasto ci dice molto di come poi è stata edulcorata l'immagine del fascismo. Cioè, purtroppo anche a scuola si fa tanta storia politico-diplomatica, storia delle alleanze militari, storia con i numeri, con i grandi nomi, con il Gran Consiglio del Fascismo in questo caso, eccetera, eccetera, e poi ci si dimentica, non sempre in malafede, ma ci si dimentica che poi la storia è fatta di carne e sangue, di scelte di persone, sì, di individui che, come in questo caso, poi pagano a carissimo prezzo le loro scelte. Questo credo che vada riaffermato e ricordato. Assolutamente. L'altra cosa che mi ha colpito del tuo libro è vedere come per descrivere la necessità dell'antifascismo tu metta insieme le esperienze antifasciste, quella per esempio di Amendola padre, Giorgio, no, il padre, sì, no, Giorgio e... Giovanni e Giorgio, sì. Giovanni e Giorgio, esatto. E poi di, ovviamente, Gaetano Salvemini, che considero mio maestro, e tutta la costellazione azionista, quindi Bauer, Nitti, Ernesto Rossi, interessa molto perché il Partito Comunista in qualche modo monopolizza, dopo la caduta del fascismo, monopolizza l'immagine di una resistenza, di un antifascismo, diciamo, tutto di direzione comunista. In realtà le anime, per esempio anche Ferruccio Parri, ma anche, per esempio, quello che era stato l'universo cattolico antifascista, insomma, tutte queste anime avevano non solo contribuito a arginare, affermare, raccontare il fascismo, al cosa fosse davvero il fascismo all'estero, ma stavano disegnando un'Italia attualissima oggi, cioè nel senso ciò per cui loro lavoravano e che non si è realizzato, o si è realizzato solo in parte, è il disegno di un'Italia molto più attuale di quella che all'epoca invece i dirigenti del Partito Comunista immaginavano un'Italia socialista, un'Italia, diciamo, vicina all'Unione Sovietica, o almeno una parte di loro. Invece, per esempio, tutto il dibattito, immagino, tra Rosselli e Salvemini, La Piana, che era questa figura religiosa antifascista vicinissima a Salvemini, che scappò in America. Insomma, mi è piaciuto anche il riferimento che tu fai a Croce, dicendo l'antifascismo liberale di Croce, come lasciando intendere, sì, ok, prima è stato molto prudenziale e poi, insomma, no, inizia a essere sempre, sempre più forte e convinto una volta vista la crisi dello Stato fascista, insomma, non so come dire. Sì, no, ma guarda, credo che sia uno dei punti nodali di tutto il nostro discorso, anche perché noi sappiamo come è andata a finire. Nel senso, sicuramente l'antifascismo ha avuto forti divisioni al suo interno, soprattutto a livello di vertici, nel corso del ventennio, e la guerra di Spagna, accennavi benissimo prima, è stata la manifestazione più tragica di questo, appunto. Di fatto le opposizioni partite unite poi finirono divise con gli scontri di Barcellona, dagli scontri di Barcellona in avanti, però la cosa da dire con il senno del poi è che alla fine, durante la resistenza, tutte queste anime che tu hai citato benissimo trovarono un'unità. Sempre riferendoci alla guerra di Spagna, Edgardo Sogno, un eroe della resistenza, un personaggio salgariano, era in Spagna ed era in Spagna con i fascisti. Cioè l'unità antifascista nei 20 mesi, soprattutto verso la fine dei 20 mesi della guerra civile,
ha uno spettro di anime pazzesco, cioè dai liberali monarchici, addirittura Sì. ex fascisti, ma non solo i ragazzini, anche insomma, persone un po' più là con gli anni, fino ai comunisti e in parte appunto fino agli anarchici. E poi sai, la cosa che dicevi, che è giustissima, è del tutto naturale che poi una volta conquistata la democrazia, gli azionisti parlavano di rivoluzione democratica, che è un ossimoro straordinario secondo me. Una volta conquistata la democrazia, Aspetta che ti sei si diventa bloccato. avversari. Ora ti rivedo. Ok. Sì, perfetto. Si diventa avversari, per cui anche, come dire, il capitalizzare la memoria della resistenza fa parte un po' dei giochi. E il Partito Comunista, oltre a aver educato generazioni alla clandestinità, è essere stato quello più solido in quei 20 anni, e in effetti ha avuto, diciamo, le Brigate Garibaldi avevano circa la metà dei partigiani italiani. Non tutti erano comunisti, nel senso, molti erano lì per caso, perché era la loro zona, ma questo vale per tutte le formazioni. Però in effetti i comunisti sono stati l'anima più importante della resistenza a livello numerico, a livello organizzativo. Certo. Però la cosa che adesso, ma ci saranno anche un sacco di giovani che ci ascoltano, che probabilmente molti giovani non sanno, sanno solo a grandi linee, è che la seconda anima della resistenza, per a livello sia di numeri che di capacità organizzativa che di dedizione, è stato il Partito d'Azione, che completamente, che si scioglie 2 anni dopo la liberazione, che è completamente fuori dai radar della nostra memoria pubblica, eppure ha avuto tra i suoi protagonisti donne e uomini, ma appunto, di una dedizione, di una capacità straordinarie, veramente, che per noi son difficili da immaginare, perché intendere la politica come la intendevano quelle donne e quegli uomini del secolo scorso, e io ho un amore particolare per gli azionisti, anche perché sono cresciuto in un ambiente azionista, l'Istituto Storico della Resistenza di Torino, l'Istituto Storico Nazionale della Resistenza è da poco dedicato a Ferruccio Parri, grande leader del Partito d'Azione, è primo presidente del Consiglio d'Italia Libera, un uomo la cui biografia non verrà mai esaltata abbastanza, veramente. Come puoi notare, c'ho una grande passione che mi muove. E la storia del Partito d'Azione, tra le tante, va veramente riesumata, perché sì che è attuale il dover ritrovare quella passione politica, quel servizio alla collettività intesa in senso ampio, che manca terribilmente all'Italia di oggi e non solo all'Italia. Guarda, io anche io ho una grande passione per il Partito d'Azione. Spesso mi dico che quando mi chiedono: ma sei mai stato vicino a un partito? Ti sei mai identificato con un partito? Il mio pensiero va sempre Grande, al Partito d'Azione, sempre. grande. Pensa che sono riuscito a comprarmi da un antiquario una tessera dell'epoca del Partito d'Azione, piccolina. Ma che Non so se bello. tu ce l'hai, No, però no. si trovano in giro, hanno anche un Ok, prezzo, insomma, adesso la cerco. Appena finisce il accessibilissimo. lockdown. Ci sono ancora queste piccole tesserine, soprattutto che vengono da chi le teneva a sud, perché ci fu un pezzo del Partito d'Azione anche nel sud Italia. E, tra l'altro, il simbolo bellissimo, c'era questa fiammata con la spada al centro. Anche graficamente la produzione del Partito d'Azione mi piaceva molto anche nei suoi giornali, per esempio Giustizia e Libertà e il Non Mollare. Tu immaginate chiamare un giornale Non Mollare. È una roba incredibilmente moderna, proprio dire, quasi nel suo DNA, quasi futurista. Cosa, insomma, poi loro studiavano ovviamente anche i poeti futuristi, pur detestandoli perché poi appoggiarono intanto il fascismo, ma diciamo, ecco, l'Italia azionista, che poi tra l'altro è la parte che mi piace della storia della Repubblica, il giornale per cui scrivo, l'Italia azionista è l'Italia che cercò sul piano teorico, probabilmente come nessuno in Europa, ma su questo voglio sentire la tua, metteva insieme lo spirito rivoluzionario riformista del socialismo, con rivoluzionario si intende che vuole sovvertire, ma attraverso una pratica riformista del socialismo, ma anche tutta la tradizione liberale e libertaria, che veniva da, diciamo, una tradizione repubblicana, mazziniana, quindi di ispirazione comunque cristiana,
E questo progetto, che probabilmente trova il suo riferimento dottrinario migliore nel socialismo liberale di Carlo Rosselli, ma non solo, anche negli scritti di Ernesto Rossi, in tutto ciò che ha fatto Gaetano Salvemini. Insomma, per quanto mi riguarda, è il meglio di quell'esperienza, che poi fu, diciamo, secondo me, cancellata scientemente da un pezzo di Partito Comunista, da un pezzo di Democrazia Cristiana. Insomma, cioè, gli azionisti erano un problema, perché potevano convincere tutta quell'opinione pubblica che temeva, no, di diventare una periferia dell'Unione Sovietica, ma allo stesso tempo non voleva essere un territorio, diciamo, una colonia americana. E quindi, secondo me, anche oggi la grande pietra di scandalo, intendendo proprio scandalo, cioè che desta stupore, che sovverte la morale, è ancora il pensiero azionista. O è una follia? No, assolutamente, tant'è che Bobbio, c'è questa nota definizione di Bobbio che diceva che tutti i partiti erano partiti nella resistenza e il Partito d'Azione era il partito della resistenza, nel senso che la sua ragion d'essere era superare il fascismo, ovviamente anche lì forte nel senno del poi. De Luna parla del partito dei fucili che non riesce a diventare partito delle tessere, proprio perché entrando in una dinamica elettorale, un partito fondamentalmente di puri. Adesso con tutte le eccezioni, insomma, gli uomini sono uomini, però come Parri tra l'altro ha detto più volte, nel senso non ci prendete come, cosa che io sto facendo, non ci prendete come dei santi e delle icone, ma siamo uomini anche noi, abbiamo fatto un sacco di errori, però una volta entrati in quella dinamica anche Gretta, perché poi ricordiamoci che c'è la continuità dello Stato, tu prima parlavi giustamente di una resistenza non compiuta, nel senso che la nostra Costituzione a livello di principi è veramente straordinaria e ne ha ispirate molte altre, però a livello di principi. Poi la sua attuazione, come sappiamo, è stata fin dall'inizio parecchio monca, poi sono entrate le dinamiche della Guerra Fredda e per cui il Partito d'Azione si sfalda, poi molti suoi componenti, appunto, mossi da una, come dire, da un anelito inarrestabile, poi scelgono altri percorsi, appunto entrano nel Partito Repubblicano, però tendenzialmente sempre informazioni minoritarie, sempre informazioni di retroguardia. Guarda, hai descritto benissimo appunto quante anime riuscirono a trovare la sintesi nell'esperienza del Partito d'Azione e nelle formazioni di Giustizia e Libertà. E tra l'altro, altro aspetto di attualità totale dell'antifascismo, a formare la generazione successiva. Appunto, loro che venivano dalla clandestinità, dalla galera, dall'esilio, dal confino e dalla guerra di Spagna in molti casi, e formarono gradualmente, con pazienza, tutta la generazione nata e cresciuta sotto il fascismo che per ribellismo, per esasperazione, per disgusto nei confronti del fascismo, ma molto, diciamo, in maniera molto pre-politica, salì in montagna, si nascose nelle campagne e nelle città e venne, come dire, adottata non solo dagli azionisti, ma appunto anche dai comunisti e da tutte le altre. Dai socialisti e da tutte le altre formazioni, e venne formata. In banda c'erano i commissari politici, che erano di fatto dei maestri di politica, perché la democrazia si impara. C'è il discussissimo post-mortem libricino di Eco, Il fascismo eterno, che viene da una Sì. conferenza fatta negli Stati Uniti, che ha un passaggio folgorante in cui lui dice, lui aveva, mi sembra, 12 anni, adesso non ricordo l'età esatta, al 25 luglio 43, quando cade il fascismo, lui dice: io ho scoperto così che poteva esistere il pluralismo, perché di colpo c'era più di un giornale, c'era più di una voce. E io sta cosa non la sapevo, perché nessuno me l'aveva mai raccontato, nessuno me l'aveva mai insegnato. E moltiplicate questo mi rivolgo a chi ci sta ascoltando, per milioni di persone, per milioni di ragazzi che a volte in famiglia si parlava, si sussurrava in maniera più o meno esplicita, però Vero. tendenzialmente comunque no, non lo si faceva molto, per cui che di colpo scoprono che può esistere un mondo altro. Deve essere destata in effetti un'esperienza entusiasmante. Tornare appunto poi un po' di domande, se ce le fate Ce ne sono sotto, c'è tantissime. un sacco, rispondiamo, quindi sparate un po' di domande. Volevo dire, di fronte alla domanda, anzi, non la domanda, all'affermazione provocatoria del tuo libro,
Quindi, quando si arriva a dire, guardate che l'antifascismo, già l'espressione, no, anti qualcosa che non esiste più, anche no, sotto qui, il fascismo ce l'avete in testa, non esiste, è solo una strategia per accusare i vostri nemici politici. Quando questa cosa viene detta, per esempio, tutto il mondo che ha a che fare con Meloni, Salvini, che sono tra l'altro vicini, non hanno mai preso le distanze da Casa Pound, giocano a fare gli antifascisti esattamente come quando giocano a fare gli antimafiosi, cioè quando c'è da prendere una posizione, politica, economica per fermare gli affari mafiosi, raramente lo fanno. Quando c'è invece a fare riferimento al boss che viene scarcerato e qui, o all'omicidio, è evidente che invece si prende posizione. Allo stesso modo col fascismo, cioè nel momento in cui si sta parlando delle fosse ardeatine, è facile, no, prendere posizione. Nel momento in cui invece si tratta di prendere l'eredità dell'antifascismo relazionandosi alla questione dei diritti, dell'accoglienza dell'altro, a quel punto il fascismo inizia a essere visto come, vabbè, non ha fatto meno morti dei sovietici, ha fatto meno morti di Mao Zedong. Tra l'altro, il confronto con i morti, posto che le dittature e il totalitarismo rosso è stato un inferno ovunque si è realizzato, ma nel gioco pericolosissimo del sì, 25.000, ah sì, però foibe, sì, i partigiani, sì, ma il Gulag, Dachau, sì, però i campi di concentramento in Cina, cioè l'uno è come se annullasse l'altro, rendendo la Esatto. storia una partita di tennis. E quindi volevo chiederti, in realtà, di fronte a questo tipo di politica furba, cioè della destra italiana, che non ha assolutamente una vocazione antifascista, paradossalmente la Lega aveva una vocazione antifascista, cioè la Lega di Bossi era assolutamente una Lega antifascista, anche se secessionista, anche Con se... un'anima nera però, che poi è riemersa, quella di Calderoli. Esattamente, dentro avevano certamente tutto il DNA, Sì, Borghezio, sì. avevano tutto quel... Però è interessante vedere come Bossi diceva di essere erede dei partigiani. Incredibile, no? Cioè, non... a studiarla bene comprendi il loro orientamento, quale fosse, no? E volevo chiederti perché, cioè, quali sarebbero gli atti che una destra italiana dovrebbe fare per mostrarsi chiaramente, diciamo, in rottura con quella che è stata la tradizione della pratica fascista, insomma. Ma secondo me, ma parlo anche e soprattutto da cittadino, questa è una battaglia totalmente persa, nel senso che al momento in Italia ci sono, diciamo, i due partiti, che non so perché i nostri giornali spesso definiscono i centrodestra, i due partiti di estrema destra che fanno l'Hampelmann insieme, sono uno, il diretto erede della Repubblica Sociale, dell'MSI, di Alleanza Nazionale, Fratelli d'Italia. L'altro, dopo la svolta nazionalista, CIT di Maroni, sono loro stessi la chiamano svolta nazionalista, e questo è interessante, degli ultimi Sì. anni, oltre ad aver sempre avuto appunto un'anima nera, sappiamo tutti di Borghezio che formava i camerati francesi dicendogli fate finta di essere un partito localista, vedrete che porterete avanti le vostre istanze neofasciste, oltre ad aver avuto sempre un'anima nera che è stata lì a ribollire. Sappiamo tutti appunto i legami sempre più stretti che ha intessuto con Forza Nuova e con Casa Pound negli ultimi anni, appunto di foto insieme ce ne sono diverse, oltre a tutta la vicenda del Salone del Libro scorso, per cui probabilmente ho visto qualche commento, probabilmente anche per interesse, nel senso che è evidente che nel paese c'è una parte, come dicevo prima, considerevole di opinione pubblica che guarda con magari superficiale e incauta, però con nostalgia al fascismo, e quella destra lì, che è sostanzialmente l'unica destra italiana, insomma quella che fa un po' il prenditutto, occhieggia continuamente al fascismo, citando paro paro frasi di Mussolini, appunto facendo il gioco che hai descritto benissimo tu del tennis, ricordo appunto
l'ultimo 25 aprile, cioè non quello scorso, quello prima, Salvini che dice io andrò in Sicilia a parlare di mafia, e consiglio a tutti il libro nero della Lega che racconta molto bene sia i legami che al sud, ma tu insomma ne hai parlato spesso, ci sono stati tra la Lega e il crimine organizzato, che e i legami con il neofascismo, cosa che peraltro fa anche Paolo Berizzi nel suo ultimo libro. Per cui non è affatto un segreto, è una strategia quella di come dire, citare continuamente il fascismo e di puntare all'elettorato neofascista, come dire, convinto militante, il neofascista di strada come il neofascista da salotto, non so come dire, comunque tutto quel mondo che con tutti i prefissi del caso, cripto, para, filo, neo, post, fascista, però in qualche modo fascista si sente o sente che, come per noi, stiamo parlando della nostra eredità, che è la storia dell'antifascismo, pensa che lui sia l'erede della storia del fascismo, compresa la Repubblica Sociale. Ovviamente, per cui appunto quel discorso che fece Salvini, non mi interessa gialli, rossi, neri, blu, come se fosse una partita di calcio, non mi interessa il derby fascisti comunisti, sono tutte ovviamente, come dire, frasi molto studiate, che da un lato il derby fascisti comunisti espunge completamente tutte le altre anime di cui abbiamo parlato dell'antifascismo. Assolutamente. E dall'altro questa cosa di dare i colori, è come dire, ma sì, alla fine è una partita di calcio, hanno vinto gli uni, potranno vincere gli altri. Ne approfitto per accennare i prossimi due libri che usciranno nella serie. Uno di Eric Gobetti si chiamerà E allora le foibe, e smonterà tutti i luoghi comuni che vengono martellati soprattutto a febbraio, ma non solo, intorno appunto al complessissimo tema delle foibe, e l'altro di un'altra collega, Chiara Colombini, che si chiamerà Anche i partigiani però, che invece appunto andrà nel profondo del tema della resistenza. Mi piacciono questi titoli, quindi Anche i partigiani però, sì, è tipico. Sono quelle, no? Cose, sai, che senti un po' al bar. No, certo, senti di continuo, Facebook. In realtà, ormai senti di continuo. Anche i partigiani però, per esempio, sotto il dibattito che qui insomma sta nascendo, mi piace molto, no? Ci sono delle persone, dei commentatori che in totale credo onestà, no? C'è per esempio un ragazzo, credo, no? Che dice l'errore del fascismo fu allearsi al pazzo di Hitler, vedi, esattamente quello che diciamo prima, oppure perché inneggiare alle dittature comuniste, oppure ma pensate che il comunismo sia davvero la forma politica ideale di società. È interessantissimo perché è immediato, vedi, invece di arrivare al ragionamento, immediatamente per sentirsi al sicuro, spesso si vuole chiedere, ok, ma da che parte stai? Cioè, ok, prima di raccontare del male del fascismo, sei rosso, sei comunista? Ah no, perché se sei comunista, la società tua di riferimento ha fatto molti più morti. Oppure, cosa sei? Sei filoamericano? È interessante perché è come voler arrivare subito a capire dove va a parare il discorso. Cioè è talmente, certo, difficile sostenere la riflessione. Assolutamente, per esempio, per quanto mi riguarda, ho sempre attaccato i regimi comunisti, sempre ho portato su Rai 3 Varlam Shalamov, credo di essere stato il primo a raccontare in prima serata un monologo su Shalamov, quindi il grande scrittore dei Gulag, più grande di Solženicyn per quanto mi riguarda. Ho attaccato sempre Castro, Chavez, quindi figuriamoci, ho parlato delle organizzazioni criminali nell'Albania comunista, nella Romania di Ceausescu, di cosa stiamo parlando. Ma sul fascismo e per esempio le mafie, quando lo mandano Mori, il prefetto, e quando Mussolini cambia il nome di Casal di Principe, no? Il Casertano, la terra da cui io vengo, cambia il nome, lo chiamerà Albanova, il comune nuovo, no? Che doveva nascere un'alba di giustizia, perché bisognava chiudere i luoghi anche soltanto... il nome era sporcato dai guappi, dalla camorra. La prima fase, diciamo, legalitaria, apparentemente legalitaria, i fascisti la portano avanti perché temono, tra l'altro, che le organizzazioni criminali su questi territori possano togliere potere ai podestà, tutta la struttura gerarchica che loro stavano costruendo, ma poi si alleano. Mori fallisce. E nel suo libro lo racconta, tra l'altro splendido,
ai ferri corti con la mafia, se non sbaglio il titolo è questo. Lui a un certo punto, ste lui fascista convinto, si rende conto che la strategia sta avvenendo, cioè i capi mafia entrano, ne iniziano a negoziare con i fascisti e vengono mandati al confino dei mafiosi, ma sono scelti tra quelli che hanno deciso di non entrare dentro lo Stato, insomma, quindi li istituzionalizza. E quindi anche qui un luogo comune, il fascismo fu antimafioso. Del resto, Carminati, quindi stiamo parlando di una figura centrale del crimine romano, sempre fascista si è definito, il fascismo, un certo pensiero, diciamo, una certa pratica fascista ha sempre considerato il mondo del crimine, come dire, del crimine anche mafioso, quindi organizzato, un interlocutore. Va anche detto, questo sempre per essere, diciamo, scientifici nell'approccio, che Paolo Borsellino, si riconosceva nel movimento sociale. Assolutamente. Quindi c'è stata una tradizione della destra, radicale italiana antimafiosa. Nel mio paese, ricordo, insomma, un giornalista, Enzo Palmesano, vicino al movimento sociale, assolutamente antimafioso, perché c'erano queste anime lì, non erano, credo, in nessun modo maggioritarie né nel movimento sociale, si è Certo. visto con Reggio Calabria, ma né tantomeno nel movimento nel fascismo, che però pure aveva dentro, no, delle persone che credevano in buona fede, che probabilmente conoscendo anche poco, che il fascismo stesse liberando l'Italia dal crimine. E, no, questo solo per dire, insomma, per arrivare alla domanda, e appunto era questa, era, vedi, perché secondo te ti sei dato una risposta sul perché c'è questo tipo di approccio, cioè perché c'è ancora questo un fascino che, per esempio, quando noi eravamo ragazzini era molto laterale, cioè, o almeno Sì, sono non d'accordo. c'era questo fascino, anzi, tant'è vero che io che cercavo i testi di estrema destra, perché sono sempre stato ghiottissimo, non li trovavo, cosa che adesso si trovano molte più piccole case editrici di destra, no? Che quando noi eravamo ragazzini, cioè cosa è successo che ha reso immediatamente talmente affascinante che fa subito, di fronte al ragionamento con quello che stiamo facendo, prendere la distanza. Sì, ma da che parte state, no? Prima di ascoltare. Ma guarda, ovviamente non ho una risposta univoca, gli storici e in generale chi si occupa di realtà si pone più che altro tante domande. Sicuramente mi collego, ovviamente scusate ascoltatori, non abbiamo visto tutte le domande, ne ho viste alcune passando, molti si chiedono può esistere una destra antifascista? E questo secondo me è molto collegato a quello che mi stai chiedendo, certo che può esistere ed è esistita. E adesso non definirei Berlusconi un antifascista, però ricordiamoci tutti Berlusconi che piange o finge di piangere per l'arrivo degli albanesi. Lo fa anche in chiave, soprattutto in chiave anticomunista, ma io credo che una parziale risposta alla tua domanda può essere da quando si è iniziato a soffiare sul fuoco diciamo, dell'identità nazionale, della presunta identità nazionale, del senso di appartenenza del nemico. Che arriva dal mare o che arriva da fuori, e per cui che c'è bisogno di unità, che l'emergenza sicurezza, l'emergenza immigrazione, che sono tutti fatti degli ultimi 10-15 anni in particolare, sono da quando anche la cosiddetta sinistra, il cosiddetto centrosinistra, ha fatto sue le parole d'ordine di una destra piuttosto becera, si è capito che quel tipo di semplificazione della realtà avrebbe portato a facili consensi, almeno come dire, nell'immediato. Però poi controllalo questo. Come dire, non do credito di buona fede a nessuno di quelli che l'ha fatto. Però, appunto, a inseguire la destra anche su questo tipo di parole d'ordine molto violente, potenzialmente molto escludenti. Ieri, sempre off the record, parlavamo del costo umano delle fasi storiche. Anch'io, come te, insomma, non perdo occasione per condannare la tragedia che è stato il socialismo reale, una tragedia inenarrabile.
che però è un'avversativa non a giustificare, però a, a complicare il quadro, che però ragionava in termini di costo umano dei balzi in avanti, per dirla con Mao, comunque della modernizzazione. Ugualmente una destra e un cosiddetto centrosinistra di fatto nazionalista, come abbiamo visto in questi ultimi anni, decide che il costo umano del nostro benessere si scarica su chi, sui non nativi, che possono essere quelli che vogliono arrivare, quelli che sono arrivati ma devono essere invisibili, insomma, chi come te ha raccontato tutto questo, e dal caporalato in poi, che sono gli altri, ed è chiaro che questa destra non è un'altra cosa rispetto al fascismo. I tempi sono cambiati tutto quanto, ma la matrice profonda appunto della svolta autoritaria, del bisogno di un'identità feroce ed escludente, eccetera, eccetera, è la stessa, e appunto questo continuo crescendo appunto diciamo nostalgico, si usa questa parola che mi convince sempre meno, perché la nostalgia alla fine è anche un sentimento nobile, nostalgico nei confronti del fascismo, è sfuggito di mano alla nostra società. Ripeto, chi l'ha fatto perfettamente consapevole di quello che stava facendo. Però adesso avere, uso una parola caduta un po' in disuso, ma so che la condividiamo, avere un approccio internazionalista adesso è considerato un anacronismo, quando in realtà, che è paradossale se ci pensi che viviamo anche nell'epoca della globalizzazione, tra le altre cose. Cioè, mai come adesso bisognerebbe dire la mia patria e il mondo intero. Quella, come diceva, la mia patria e il mondo intero, la legge e la libertà. Sì. Così era la canzone. Quello che mi ha sempre stupito del dibattito della nuova destra, l'alt-right la chiamano qui, che recupera in gran parte tutta la tradizione fascista, nazista, autoritaria, è che, insomma, innanzitutto c'è un rimosso, il rimosso del socialismo reale, cioè film sul Gulag, neanche uno. Racconti che sono riusciti ad arrivare sul mercato internazionale, per esempio di cosa è stata la Stasi, uno, la vita degli altri, poi probabilmente Goodbye Lenin, forse. Poi la Securitate in Romania, l'inferno del regime di Enver Hoxha, il rapporto tra Fidel Castro e il narcotraffico, quando viene scoperto, fucila Ochoa Sanchez, il suo braccio destro che teneva i rapporti con Escobar. Insomma, il socialismo reale è stato in assoluto una tragedia immensa. Ho la sensazione che non essere riuscito a parlarne abbastanza, o quantomeno a divulgarlo, perché di testi ce ne sono milioni, ovviamente, ma questo abbia generato come un rancore in tutta una parte politica che individua un po', non nella sinistra, nel retrogusto della sinistra, ancora dei legami con un mondo che non ha davvero raccontato le sue colpe. Cioè, io proprio sento in questo rancore, diceva sì, però voi non avete raccontato quella storia lì. E dall'altro, quindi da un lato c'è proprio il rancore per il mondo delle tragedie che il comunismo ha generato e che è stato troppo poco raccontato. Dall'altro sento che nelle figure autoritarie c'è proprio, e questo è veramente incredibile per me, c'è esattamente quello spirito primigenio che i leader come Hitler, Mussolini, Francisco Franco avevano nelle masse a loro contemporanee. Cerco di essere più chiaro, cioè il ribellismo, cioè i ricchi, perché il fascismo contro i ricchi, contro gli intellettuali che stanno, no, come noi in questo momento, stanno mangiando i nostri attici. Esattamente. Questa roba qua, cioè in realtà, mentre quando avevo 15 anni, chi era fascista aveva dentro, insomma, era antisemita, non so come dire, ultra. Adesso c'è esattamente come all'epoca del primo fascismo, la voglia contro la borghesia, la plutocrazia, le banche. Sì, gli ebrei poi vanno sempre bene, anche se la destra attuale come dire, no? Flirta comunque con Israele,
con il mondo, diciamo, con l'immaginario, con la destra israeliana, intendo, quindi no, si mettono la kippah, vanno a Yad Vashem. Insomma, quindi fanno questo gioco ambiguo per cui ci sono un pezzo di ebrei che vanno bene, no? Alla destra di oggi, alla destra estrema di oggi, intendo. Certo. Però poi Soros, le banche, gli ebrei e i giornali, quindi torna poi l'antisemitismo in quel lato lì. Quello che voglio dire è che in verità sta proprio, cioè l'ideologia, ecco perché dico il contrario, oggi l'antifascismo è fondamentale. Cioè, l'ideologia sta iniziando a convincere un pezzo di popolo della rete, cioè, capito, poter usare proprio lo squadrismo anche, no, nel linguaggio. Cioè, tu come te lo sei motivato, diciamo, la rinascita sui social, quantomeno della simbologia fascista? Ma guarda, hai detto delle cose condivisibilissime e interessantissime. Io tra Aspetta che sei l'altro, bloccato. Ora sì, ora sì. che ho girato come te tantissimo nelle scuole quando si poteva, ho sempre parlato con i ragazzi anche di estrema destra perché ci vedo sempre questo spirito ribellistico che secondo me è molto sano in un adolescente. Che in qualche modo che è alla ricerca, però, come dire, questa ricerca va indirizzata. Per questo ne parlo nel libro, è fondamentale ripercorrere dell'antifascismo, della storia dell'antifascismo, quel momento fondante che è stato l'8 settembre, che insegnò alla generazione a disobbedire, perché ricordiamoci che nel ventennio disobbedire significava andare contro il fascismo, ma questa è una risposta forse da storico. Invece prova a lanciarti una provocazione anche perché Sì. ci mancano pochi minuti, un po' più analitica. Mi è capitato in una scuola qualche mese fa, l'anno scorso mi pare, che una ragazza, che di solito sono i ragazzi, mi Sì. dicesse non si parla abbastanza dei crimini del comunismo. Sì. Allora, premesso che sono completamente d'accordo con te che è mancata probabilmente un'elaborazione di tipo narrativo, narratologico, nel senso mainstream, una serie TV, un grande film di Sì. Hollywood, un qualcosa del genere che è arrivato. Perché i due che hai citato, che Le vite degli altri, è molto bello e anche Bellissimo. drammatico. Goodbye Lenin, che è stupendo, di fatto Sì, è una però, sì. commedia, per Sì. cui non va veramente nel profondo. Poi ci sono dei film su fughe dalla Siberia, adesso un paio me ne ricordo vagamente, però non c'è quel tipo di grande narrazione lì, hai ragionissima. Però io provocatoriamente mi sono fatto portare un manuale a caso e ho comparato, visto che peraltro io sto anche scrivendo un manuale, ho comparato lo spazio occupato dall'Unione Sovietica nel manuale, la storia dell'Unione Sovietica, a quello dedicato al fascismo. Allora, più o meno in qualunque manuale dei superiori, magari non si equivalgono, però sono comparabili come ingombro, no? Noi che ragioniamo in termini di ingombro. E se ci pensi, è vero che la storia del comunismo, del socialismo reale è fondamentale per la storia dell'umanità, è vero che la storia non è, se non è universale, questo è come la penso io, no, non è come la pensano le nostre scuole, ovviamente, perché si parte sempre dal locale, al massimo se c'è tempo si allarga un po'. Però io provocatoriamente gli ho risposto, per me se ne parla fin troppo, nel senso che proprio per questa pulsione che hai raccontato benissimo, a dire non se ne parla abbastanza, anche chi poi si cimenta con i manuali, anche per interesse, per voglia di indagare, perché è giusto parlarne, alla fine dedica a un paese molto lontano, che chiaramente ha influenzato i destini del mondo, dall'Italia un ampio spazio, appunto parlo della scuola, della storia insegnata a scuola. E poi ricordiamoci, per noi è ovvio, ma non per tutti lo è, che nel caso italiano la parabola del comunismo è molto diversa da quella dell'Unione Sovietica o di Cuba o della Cambogia o della Cina di cui si parlava prima. Cioè, il comunismo italiano, con tutte poi le ombre che ogni esperienza ha, però sceglie la via de democratica, di fatto è il principale attore della conquista della democrazia in Italia, che è democrazia che non c'è mai stata, come diceva Parri, perché ricordiamo che fino al dopoguerra le donne non votavano, per cui anche se l'Italia liberale Nell'Italia liberale c'era il diritto di voto, era comunque un diritto di voto ampiamente monco, per cui l'Italia si affaccia alla democrazia per la prima volta soprattutto grazie al Partito Comunista Italiano, e che poi sta nelle regole della democrazia nei decenni successivi fino a evaporare insieme al comunismo internazionale. Però questa è anche una delle Sì, ragioni, non certo. dico che non sia necessario fare i conti con la storia del comunismo internazionale, e probabilmente sarebbe anche molto bello vedere, c'è una serie su Trotsky che ho visto, un po' Brutta però, ghiacciante, fa però sì, è un po' schifissimo. ghiacciante, però ci hanno provato i russi.
Ed è verissimo, però ricordiamoci anche le specificità, come dicono gli storici. Il comunismo italiano è stata un'esperienza comunque esaltante rispetto a tutti gli altri, a tutte le altre manifestazioni in terra. Sì, certo. E probabilmente è stato il partito, l'unico grande partito esterno, diciamo, ai paesi del socialismo reale a portare avanti una riflessione teorica talmente importante da trasformarlo di fatto in un partito socialdemocratico e, diciamo, tutta la svolta antileninista di Berlinguer. Tentativo dell'eurocomunismo e poi, questo è un dolore mio, ma entriamo troppo nei dettagli, la rottura tra socialisti e comunisti che arriva subito dopo il Fronte Popolare, dove invece erano riusciti a stare insieme, e, per esempio per quanto mi riguarda la figura di Nenni, è incredibilmente attuale. Oggi ogni tanto mi vado a rileggere le pagine del suo diario e mi sembra molto più attuale quello che scrive Nenni oggi, addirittura che negli anni 60, o questo libro è un libro uscito negli anni 70, dove in qualche modo i comunisti la vedevano come, vabbè, questioni un po' interne alle fazioni borghesi, no? Quindi venivano liquidate così, invece erano riflessioni sugli spazi di libertà dentro lo Stato, sulla necessità di sconfiggere la corruzione attraverso il benessere, non semplicemente il moralismo. O gli arresti. Comunque, ultima, siamo in conclusione. Se dovessi sintetizzare tutto il tuo lavoro di questo libro, che quando esce? È già È uscito? uscito giovedì, A sì. giovedì, perfetto. Come faresti, insomma. Come daresti una sintesi della necessità dell'antifascismo? Ti anticipo che l'antifascismo alla fine della lettura del tuo libro emerge come in realtà una pratica antitotalitaria e un orizzonte politico indipendentemente dai tuoi orientamenti. Cioè, puoi essere conservatore, liberale, libertario, socialdemocratico, socialista, insomma, ma l'orizzonte comune è nell'antifascismo. E dimmi un po' come, perché alla domanda così dritta, perché l'antifascismo oggi è necessario? Come risponderesti? Provo a dare una risposta secca, anche se ci ho Vai. dedicato un po' di pagine, per cui è difficile Sì. sintetizzare. No, perché almeno quello che è successo a me e a tutte le persone che frequento, con le quali mi confronto, con le quali condivido tante domande, la storia dell'antifascismo mi ha insegnato a pensare, mi ha insegnato come si può provare a immaginare la politica, come si può provare a immaginare uno stare insieme, come giustamente dicevi tu, inteso in senso ampio, come dire una base comune sulla quale muoversi che rimuova completamente dall'orizzonte ogni pulsione totalitaria e che sia come dire, imposti una società che veramente partecipata. In questo quasi tutti gli antifascisti raccontano poi della tremenda disillusione del dopo, perché la società che avevano sognato di costruire, appunto, come dicevamo prima, si è realizzata a dir tanto a metà. Però noi siamo eredi di quella tradizione lì e tra l'altro molti hanno scritto, ci hanno lasciato tanto, citavi epistolari, memorie e tutto quanto, per cui quella tradizione va recuperata, va ovviamente rinnovata perché ci può insegnare a stare insieme in una maniera pacata e costruttiva che manca terribilmente oggi. Guarda, mi è piaciuto un sacco, ma tu sei di Anche a me. Parma, perché sotto continuano a Ma io di insistere che Torino. la tua R è di Parma. Perché? Boh. Perché i piemontesi hanno conquistato l'Italia a proposito. A proposito, sì. Quella è un'altra storia e poi ne parleremo. Esatto, ne riparleremo. Tu ce l'hai una copia di intorno lì a te? Sì, ce l'ho qua, guarda. Falla vedere. Eccola. Ah, aspetta, giustamente viene. Viene al Al contrario, sì. contrario, l'antifascismo non serve più a niente, esce per la terza, per la collana che dirige adesso che si Sì, chiama fact-checking, la Fact storia è la prova dei fatti. Checking. Perfetto. E, insomma, non si smetterebbe mai di discutere, potremmo continuare all'infinito, ma mi è servito leggerlo anche per. Ah, sai cosa? Farmi sentire in. Come dire, di nuovo in un territorio dove
le figure che abbiamo citato e il pensiero che abbiamo citato non fosse soltanto un delirio che spesso io temo, credo di avere, no? E come dire, ma forse sono, perché proprio oggi mi spezza, mi sono andato a prendere su eBay un libro di Nitti che racconta la fuga da Lipari, che Madonna, vabbè, è una roba mondi una strepitosa, volta no? aperta, L'ho sì. trovato, è un libro che ho trovato a 30 euro, messo lì, buttatissimo online. E mi sono detto, ma è delirante ormai ancora accedere a queste storie. Io, per esempio, sono riuscito a ottenere, a comprare le opere complete di Turati, che è un altro mio mito, Filippo Turati, Grande. e Kulishov, la moglie di Turati, ex compagna di Andrea Costa, altro mio mito. Io dico, ma queste persone, questo mondo, che tra l'altro ebbe un primato anche nel dibattito internazionale, cioè Jean Jaury in Francia guardava l'esperienza italiana e i socialisti italiani come i suoi maestri, di Andrea Costa, Engels non ne parla come di un leader che poteva fare la rivoluzione in Italia, cioè insomma non stiamo parlando solo di un'anima italiana, ma questi stavano ragionando su un'idea di società internazionale che parlava al mondo, insomma, no? Quindi sono contento che il tuo libro richiama, ecco, fa appello a tutto un pezzo di storia non scontata, e dove l'antifascismo ha qualcosa in più di un anti, perché il gioco è di ridurre soltanto Certo. all'anti, ma in realtà è un mondo, è una premessa di un mondo, ecco. E vabbè, ma allora così, veramente l'ultima domanda. Che autori consiglieresti tra quelli che abbiamo citato a chi ci sta ascoltando, diciamo, autori dimenticati, che però chi ci sta ascoltando deve essere un super lettore forte. Chi consiglieresti di riprendere in mano? Ma sicuramente Parri l'abbiamo citato, sicuramente Salvemini e Rosselli, come vedi vado su Anima Che Azionista, ho libri dito, di quelli beh, con la rintracciabili? terza abbiamo rieditato dei discorsi e degli scritti di Parri con il titolo Come farla finita con il fascismo, strepitoso, come lucidità, come trasporto, come capacità di analisi. Le memorie di un fuoriuscito di Salvemini anche sono stupende, credo che siano fuori commercio, però non sono di facile reperimento. E poi Sì. citavi Rosselli, Oggi in Spagna, domani in Italia, libricino Einaudi, anche questo è strepitoso. Io riporto gran parte del discorso che appunto fai con questo titolo che fai in Spagna, ma davvero di una lucidità e di una nitidezza, ecco, commoventi, che ci possono essere di ispirazione. Grande, dai Grande Carlo. tu. Grazie. Ciao, vabbè. A presto, mi raccomando, voglio. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti, ci avete seguito sino ad ora. Grazie Un abbraccio. mille. Ciao. Ciao.